Lutto nel mondo della cultura novarese. Si è spento all'età di 76 anni l'amico e collega Franco Terzera, in forza la nostra emittente da quasi 15 anni. Si occupava di due rubriche, un libro, un'emozione e l'incontro con l'autore, nelle quali con la semplicità, la chiarezza, la delicata umiltà che denotavano il suo carattere, recensiva libri e incontrava autori provenienti da tutta Italia, ma soprattutto dal territorio. Era malato da alcuni mesi, ma non immaginava che la situazione fosse così grave. Pensava probabilmente ad un malanno di stagione. In realtà, da quest'estate, le sue condizioni di salute erano peggiorate fino al ricovero in ospedale, affidato alle cure del dottor Campanini circa un mese fa. Franco non ce l'ha fatta a sconfiggere la malattia, ormai in stato avanzato, ma è rimasto lucido e cosciente fino alla fine. Sperava di guarire presto, di tornare alle sue amate rubriche letterarie in TV. Il mondo della cultura è in lutto. Domani, martedì 7, alle ore 10, saranno celebrati i funerali nella Basilica di San Gaudenzio. E intanto, in molti lo ricordano in queste ore, sulle pagine dei giornali, sul web e persino su Facebook. Era un uomo buono, generoso, apprezzato da molti. Nelle sue rubriche trasformava un piccolo libro in una grande opera, sempre che ne valesse davvero la pena, ovviamente. Era molto preciso, attento, onesto, mai scontato o banale, sapeva cogliere il senso delle cose e aveva il prezioso dono della sintesi. Tante le collaborazioni in questi anni con il settore pubblico e privato. Cari amici telespettatori, è mancato Franco Terzera. È mancato sabato alle 18:25 e da allora sono stati numerosissimi i messaggi di solidarietà, di affetto anche, che hanno contraddistinto questa difficile giornata. Vuol dire che Terzera era penetrato nel cuore delle migliaia di lettori che aveva interessato con i suoi libri. Terzera era importante dal punto di vista della cultura per la nostra emittente. Qui teneva due rubriche, un libro e un'emozione e incontro con l'autore, e ci ha fatto conoscere tante, tante belle storie, tante belle figure, tanti bei libri. Sabato era San Francesco e Terzera era il suo onomastico. È andato a trovarlo alle 14 Giovanni Marmina, gli ha portato gli auguri della proprietà, della redazione, e Terzera ha ringraziato, era contento perché sentiva poco dolore, e Marmina gli ha fatto gli auguri a nome di tutti, ha detto: vedrai che guarirai, tornai presto fra noi. Purtroppo è mancato tre ore dopo. Ecco, cari amici, con Terzera era bello discutere di tutto, anche della sofferenza. E pensate cosa poi dicevo della morte, pensate. La morte è dentro ciascuno di noi. Quando la morte muore? Quando il corpo che imprigiona la nostra morte se ne va, è libera l'anima. Ecco, Terzera era anche questo, era un uomo che aveva molto sofferto, ma era profondo. Era un uomo a cui volevano tutti bene e che ci ha insegnato una cosa, ad amare comunque la vita.